Stiamo parlando di un contributo che serve al saldo di finanza pubblica. Oggi la finanza pubblica e il governo stanno facendo un debito enorme e ovviamente il nostro contributo non servirebbe a nulla a tenere i conti in ordine. E dall'altro lato però invece metterebbe in ginocchio il sistema regionale, perché noi con quelle risorse, e abbiamo una stima di mancate entrate di 700 milioni di euro, vuol dire che non saremo in grado di garantire i servizi essenziali previsti dalla Costituzione, dal diritto alla salute al trasporto dei cittadini, o pensiamo a tutti i trasferimenti che facciamo ai comuni che per esempio erogano i servizi sociali dei rispettivi comuni. Quindi su questo noi con chiarezza e in modo compatto, e di questo ne sono molto orgoglioso, il Consiglio regionale ha preso una posizione unanime e chiederò ovviamente anche su mandato del Consiglio che tutti gli eletti del Friuli Venezia Giulia, dai sindaci ai parlamentari e gli europarlamentari, condividano insieme al Consiglio questa battaglia per i diritti del Friuli Venezia Giulia e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. E con la forza di tutta la comunità della regione, io sono convinto che questo negoziato col governo avrà molto più forza, perché è una battaglia di giustizia, anche per i padri fondatori di questa regione che hanno combattuto per avere l'autonomia, che hanno combattuto per darci la responsabilità di gestire le risorse. E l'autonomia la si elimina o cambiando lo statuto, che ovviamente questo non è possibile, o di fatto strozzando le risorse di una regione che quindi di fatto perde la sua specialità. Noi non dobbiamo permettere che questo accada. Oltretutto ribadisco, perché la parola specialità non è una parola che ci piace pronunciare. La parola specialità significa servizi che la regione eroga ai cittadini.